Buongiorno. Coglietto. Sposto un po' in qua, questo, che così magari non sei in controluce. Oh, si vede che è tutto storto. Buongiorno, buongiorno. Così la ripassiamo. Tutto quello che suoneremo prima lo avremo già cantato, soffiato, suonato col bocchino e ciao, buongiorno Fernando, ciao Matteo, e poi lo suoniamo con lo strumento. Questo lo dicevamo anche ieri, ciao papà, è arrivato il nonno. Questo per farvi così vedere, toccare con mano quanto in realtà una pratica molto poco geniale, che richiede un pochino di tempo, per carità, sia molto più efficace in certi aspetti e per certi versi rispetto alla semplice ripetizione e ripetizione. L'inghippo dov'è? Se ripetiamo cose sbagliate, impariamo cose sbagliate. Quindi prima di andare a ripeterle, l'idea è quella di chiarirci bene l'idea su il canto nella testa, quindi avere le note in testa e magari nelle dita, sapere qual è la corrente, il movimento dell'aria che ci serve per sostenere e per suonare quella frase lì, la vibrazione migliore possibile, e poi finalmente mettiamo tutto insieme per vedere se è vero. Ok, cominciamo prima con un bel 4 dentro, 4 fuori, solo aria. 1, 2, 3, 4. Riempi tutto. Bentornata meglio, ti dicono. La grande assente. Alla scusa di dover andare a scuola in questo periodo. Molto bene, io farò un po' fatica a stare così con il piede per avere una nota. Cominciamo da un po' di sano, caro vecchio, semplicissimo, centralissimo, Chikowitz. Let's start again exactly with the same list of topics to do. So, singing, blowing, buzzing, and at the end playing with us, very simple and central. Chikowitz etude number one. So the exercise is gonna be. Okay? Two beats per nota. Due quarti per ogni nota. Ok? Quando c'è la Serena, la sorella del Marco. Quando cantiamo e quando soffiamo, cerchiamo di essere consapevoli del fatto che siamo didatti, cioè comportiamoci didatticamente in maniera attiva, cioè molto concentrati per insegnare al nostro corpo quello che vogliamo da lui. Ok? Due, tre, canta! Solo aria, due, tre, qua.
continuo, 2, 3. Lei legge in fa, quindi la prima nota è fa. Questa è fa, per noi è sol, ok? E lei schiaccia zero come tutti quanti. Comunque non ti preoccupare, non chiamare le note, pensa ai suoni. Siamo arrivati qua, mi sono perso. No, questa. Aria. Thank you.
Aria. Eccoci di nuovo. Col bocchino. 2, 3, 4. Eccetera eccetera. Tu, ok? Questo è l'esercizio. 2, 3, 8. Aria. 3, 4. Thank you.
in mezzo, non c'è nessun problema. All'ottava bassa ovviamente l'aria, cioè ci va fuori più aria, quindi è assolutamente normale. Fino alla terza dell'ottava alta. Due, tre, cantare. Ancora per poco. Ogni tanto me ne scordo. 3,
Like the first trumpet, he's always right. Papa is always right, like the first trumpet. Un, dos, tres. Due, tre.
suonando il pianoforte con la mano sinistra in un'altra tonalità, faccio schifo. Ra ra ra.
aria. Secondo.
aspettando. Aria. Tre. Sì. Un, due, tre. Occio. Sta a posto? Quarto pistone. Tre, quattro. Eccoci! Piccola novità, credito esaurito, 50 giga. Dicevo! Stesso esercizio, solo una terza, un pochino più su. 3, 4, to.
brava. 3, 4. Due, tre. Brava!
articolazione, a little bit of articulation, but only for 5 notes. So this exercise is a scale, esercizio è una scala, e faremo. Ok? Ho schiacciato dove ho sbagliato. 1, 2, 3, 4. Funzionare l'esercizio scegliendo cosa? Una pronuncia, una lettera, una consonante, una sillaba funzionale. Cosa vuol dire funzionale? Se utilizzassi in realtà non creerei, non lascerei passare il suono della voce, e la colonna d'aria e quindi la colonna di suono sarebbe molto interrotta e quindi molto pregiudicata. L'idea è trovare un'altra pronuncia, che può essere la D di Domodossola. Addirittura all'inizio della R di Roma. Quando pronunciamo Roma, non facciamo fare alla lingua 86 giri. Prova tu. Pranzano. Ok? Let's make sure that this exercise is working. Choosing what? Choosing a pronunciation, a letter which is functional to the exercise. If you try to articulate with interrupting the flow of the sound, the exercise will not work. And we, in this moment, are teaching our trumpet playing how to articulate sounds. So this exercise has to play well even singing. So maybe the D of Dalmatia or the R, the Italian R, is a very quick movement that is much more working than ta 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 ta. One, again, 3, 4. Due opzioni, una mi metto di profilo 2 centimetri, 1 centimetro dal bocchino, l'altra soffiando nello strumento, ma quello che non vogliamo sentire è ok? Bocchino, 1, 2, 3. Prova a fischiettare.
Ok? 2, 3, difficile. Se funziona col fischio, funziona con la tromba. Col fischio è molto più difficile. 2, 3. Ciao Marco!
Pochino. One, two, three. Soltanto quattro note, può essere più lenta per otto note, può essere ancora più veloce su due. Invece che una nota ribattuta possono essere due note diverse. Variazioni sul tema, con l'idea della progressività, quindi è inutile partire da 140 con lo staccato semplice e mettercene un quarto e sperare che domani venga meglio, ma l'idea è quella di insegnare al nostro corpo quello che vogliamo da lui. Non è questione, la questione principale non sono i muscoli, non dobbiamo diventare forti facendo sollevamento pesi, dobbiamo educare i muscoli. Quindi se ci accorgiamo, e domani ne parliamo, che dopo una settimana di questo lavoro, di questo trattamento, in cui abbiamo preso l'impegno di suonare solo dopo aver supplato, silbato, joué, cosato, vibrazione, eccetera, eccetera, e mi accorgo che funziona meglio, benissimo, continuiamo a farlo per altri sei mesi, e poi per altri sei mesi, e per altri sei mesi ancora. Ok? So the idea is to, one more time, it's not a matter of developing muscles. The point is to educate muscles to do what we want from them. The idea is before to let them play, to show the muscles, to show the body what I want from you, from him. If this showing, if this example is high quality one, is very precise, is very rich on imagination, so I can imagine really the final sound I would like to produce, then the body will react. Not today, maybe not tomorrow, but in 1 week, in 2 weeks, in 6 months, it's a matter of developing, okay? So it's not a cure, it's not a medicine you should take just today or this week and then, okay, I can play the trumpet. But the idea is to decide that when I will practice from now on, from today on, I will do exactly the same. Maybe not for the whole of the time, but it's always it could be very interesting to apply this kind of solutions to the pieces, to the Haydn trumpet concerto. So, do 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 bum 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 do do, to sing it with joy, with energy, with precision, with musicality, and then try to develop the same habits on the airflow. I'm not blowing. That's not the Haydn trumpet concerto. Questo non è il concerto di Haydn. L'idea è rimanere sulla musica che mi sono fatto sentire cantando, ma facendolo soltanto con l'aria. Quindi pretending to play, immaginando e fingendo di suonare. Stessa cosa col bocchino. Quando studio il concerto di Haydn col bocchino, e lo studio il concerto di Haydn col bocchino, io non lo studio. Questo non è il concerto di Haydn, è uno schifo che assomiglia alle note del concerto di Haydn, ma lo stile, l'articolazione, la leggerezza. Se qua dentro funziona, signore e signori, qua dentro diventa veramente una passeggiatina. Basta una
scimmia che schiaccia i pulsanti giusti al momento giusto e ho già fatto il 99% del lavoro, ok? Quindi questo era soltanto un esempio, ma domani ne parliamo più approfonditamente, di un'alternativa di lavoro, secondo me, veramente molto molto efficiente, che non va a lavorare sui muscoli, ma va a lavorare per i muscoli, che è un pochino diverso. So let's try to work for your muscles instead with or against your muscles. Okay? Guys, thank you very much. Thank you, Amelia. Welcome. Let's see you tomorrow at 11:30. If you would like to subscribe the Domani Brass Quintet channel, feel free to do it. If you would like to donate some money or some time to your friends or your community, feel free to do it. See you tomorrow. Thank you very much. Grazie mille. Se volete donare, ovviamente sapete come fare. Ve l'ho già detto, vi ho rotto le scatole benissimo. Domani alle 11:30, domande e risposte. Tomorrow, question and answers. Thank you very much. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.